bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi sto facendo un video speciale perché qualche istante fa mi è stato detto che sono stato uno dei primi in Italia ad aver parlato del bilanciamento che comincerà l'8 8-11 settembre, ottobre, 8 novembre, no, 11-8 domani, il bilanciamento che ci sarà domani, è vero che sono messi al contrario ragazzi, che riguarderà parecchie carte di Clash Royale. Non voglio perdermi in brodo di giuggiole ragazzi, non voglio portarvi via troppo tempo, quindi andiamo subito a vedere nel dettaglio quali sono le carte che verranno modificate. La prima posizione ragazzi, la strega notturna, gli verrà depotenziato il danno, lo sapevamo ovviamente, del 9%. Verrà anche diminuito l'area di attacco della strega all'11% in meno, ovviamente. Verrà modificata addirittura il tempo di generazione dei pipistrelli, che andrà a 7 secondi invece che 6, come è adesso. E addirittura, ragazzi, alla morte la strega genererà 2 pipistrelli e non più 3. Seconda carta che verrà modificata ragazzi, l'ariete, opla, l'ariete da battaglia ragazzi, che praticamente sembrerebbe non abbia più il tempo di carica, o comunque ci metterà molto molto bene a scendere e a partire direttamente verso l'edificio o la torre che c'è in mezzo al suo cammino. Non viene detto se verranno modificati, sembrerebbe proprio di no, i punti ferita e quant'altro, quindi per questo sembrerebbe che l'ariete da battaglia diventerà solo e semplicemente più veloce. Cimitero ragazzi, cimitero, carta molto molto importante, interessante, stanno ancora probabilmente cercando il modo giusto di riuscire a bilanciarla. Verrà diminuito il tempo della durata di questo incantesimo a 9 secondi invece che 10 e ci saranno 15 scheletri invece che 17, quindi cimitero viene seriamente depotenziato. Effettivamente quando lo vediamo giocato con dei tank grossi come combo è veramente una cosa spropositata. Strano ragazzi, modifica, strano depotenziamento anche della cura ragazzi, viene modificato il tempo di durata dell'incantesimo a 2 secondi e mezzo invece che 3 e il tempo al secondo di generazione, rigenerazione della salute va a 440 punti salute invece che da 616 che era prima. Ragazzi, c'è una nuova carta che viene modificata, che sta diventando, che diventerà illegale ragazzi, il mini pekka ragazzi, gli viene aumentato il danno del 4,6%. Ragazzi, mini pekka micidiale farà veramente le peggio cose se giocato molto bene sui tank o sulle sue truppe singole. Altra modifica ragazzi, il mago elettrico, gli viene depotenziata, gli viene tolta un pochettino di salute, non di molto, meno 2% punti salute al nostro mitico Electro Wizard. E poi ragazzi abbiamo altre due carte molto molto interessanti, chi lo sa come me che gioca le chiama le carte cancro del deck cancro ragazzi, sto parlando dell'arco X, al quale viene abbassato insieme al mortaio, mortaio, come si mette il dito speculare? Non riesco, era giusto così, al mortaio il tempo di generazione a 3,5 secondi invece che 4 come è adesso. Altra modifica ragazzi per un'altra carta che Supercell ha sempre voluto spingere tanto ma non è mai riuscita a trovare quel bilanciamento giusto che possa garantire una buona giocabilità, è il Principe Nero ragazzi. Principe Nero, gli viene aumentato il danno al 6% e addirittura ragazzi viene aumentata la velocità dei colpi a 1,4 secondi rispetto al secondo e mezzo a cui siamo abituati ad avere. Modifica ragazzi meravigliosa per quanto mi riguarda, come sono contento ragazzi. Il mago di ghiaccio ragazzi, gli viene aumentato al 10% in più il danno e viene ridotta invece la velocità dell'attacco, cioè viene aumentata scusate a 1,7 secondi rispetto agli 1,5 a cui siamo abituati. Ultima carta ragazzi che verrà modificata sono i pipistrelli
pipistrelli, ragazzi, molto semplicemente da 4 che sono adesso diventeranno 5. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo mio video. Vi ricordo sempre di seguire le live ogni giorno alle 13 e alle 21 dedicate a Clash Royale, alle 17 invece dedicate ai videogiochi storici che hanno fatto la storia del videogioco. Vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo in live. Ciao!